Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti, che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Canzoni emozionanti che t'acchiappano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro. Buonasera a tutti, Lunatica on the radio, ciao Samantha. Ciao Emanuele. Eccoci qua, nuova puntata di Lunatica on the radio, siamo arrivati a fine settembre e siamo ufficialmente in autunno, perché è arrivato qualche giorno fa. Comunque. Sì, tecnicamente. Tecnicamente, ma in realtà fa ancora 58 gradi, ma comunque ci sta, esatto, sotto ogni aspetto. Diciamo che finché fa caldo ci sta bene, ci sta bene. Allora, possiamo ancora andare al mare. Beh sì, tecnicamente sì, e abbiamo appena ascoltato una canzone di forse uno dei cantautori con la C maiuscola di questo periodo storico musicale, canzoni contro la paura di Bruno Risas. Sai perché l'abbiamo messa? Ovviamente non c'è lui. Non c'è Bruno Risas, ha detto che non poteva venire, ma con noi invece c'è una grande appassionata di questo cantante che è Miriam. Ciao a tutti. Ciao, ben arrivata. Grazie. Allora, partiamo subito con la domanda, quella sulla canzone e sul cantante. Perché proprio questo pezzo? Perché Bruno Risas è il mio cantore preferito della nuova leva, perché poi vabbè sono molto affezionata a tutto quello che è il cantautorato italiano più vecchio, come di André Guccini. E Bruno Risas per me è un poeta contemporaneo e questa canzone mi ricorda sempre un po' il mio mood quando scrivo canzoni. Lui parla di queste canzoni leggere, che non sono quelle che scrive lui, che la gente ha bisogno di trovare leggerezza nella musica, no? E quindi è un po' il mio percorso, cioè Bruno Risas in questa canzone racconta quello che è per me la musica, quello che cerca la gente nella musica, e per me questa canzone è il fulcro di quello che significa per me. Tanta roba, assolutamente. Esatto, sì. Tanta roba, perché poi alla fine la musica è una valvola di sfogo, è un attimo in cui la mente deve e può viaggiare senza limiti, senza confini, senza pensieri. È vero, è vero, verissimo, verissimo. Senti, invece, chi è Miriam, cantante, artista ovviamente, ma anche Miriam di tutti i giorni, noi siamo curiosissimi. Miriam è una cantautrice da diversi anni, in realtà, anche se è diventata cantautrice quando ha iniziato a credere in se stessa e a credere nel suo progetto. E così anche la Miriam di tutti i giorni, nel senso che ho imparato, soprattutto per il mio nuovo progetto, per tutte le novità che stanno venendo fuori il mio progetto, che è il singolo e l'album,
e tutto quello che verrà dopo. Ho imparato che nella vita la differenza la fa le persone che ti metti attorno, no? Quindi Miriam ha capito, e Miriam di conseguenza cantautrice ha capito, che puoi imparare a sognare solo se ti affidi alla follia di chi ha sognato e chi vuole sognare insieme a te. Io ho prodotto un EP che uscirà molto presto con raccolta fondi, e questa cosa ha insegnato tantissimo non solo a Miriam la cantautrice, ma a Miriam la persona di tutti i giorni, ovvero che ci sono persone che non ti ascoltano perché ti vogliono bene, ma ti ascoltano perché amano il tuo progetto, amano quello che fai e come lo fai. Ed è un insegnamento, gli insegnamenti più belli che mi ha dato il mio progetto e tutta la musica in generale. È vero, sono d'accordo con te. Quando c'è poi questa grande condivisione, significa che c'è, alla fine, c'è qualcosa sotto, come si suol dire, assolutamente. Esatto. Senti, ma visto che tu parli del credere in se stessi e che sei diventata cantautrice dopo aver iniziato a credere in te stessa, ma la tua famiglia ci credeva in te prima di tutto ciò, prima che dicessi sì, sono una cantautrice, oppure hanno iniziato a credere in te dopo? La mia famiglia, io affido il più grande ruolo nel mio percorso musicale a mio padre. Bella responsabilità, eh? Sì, perché lui ha combattuto con me. Perché non voleva che io facessi musica, ma nel senso, lui è un letterato, una persona che crede molto nello studio. E quando io ho cominciato a fare musica piccolissima, avevo 11 anni, quando lui vedeva che io toglievo al mio studio, che toglievo al mio tempo per dare alla musica, questo qua mi diceva sempre, insomma, dove vuoi andare a parare? Cioè, nel senso, non servirà a nulla, non è che chissà dove ti porta, questo è un mondo che non ha le porte aperte come credi. E questo passato mi porta oggi, il pezzo a cui sono più affezionata è un pezzo dedicato a mio padre e alla perdita alla sua perdita che ho avuto qualche mese fa, perché anche nella sua mancanza lui è stato la persona che ha portato la rinascita al mio progetto, ovvero che mi rendo conto che tutto quel combattere per quello in cui credevo mi ha portato a avere la resilienza di non buttarmi mai giù. Quindi la mia famiglia sì, è protagonista. Mia madre poi è sempre amante della musica, quindi gli è sempre un po' piaciuto il mio venirmi a sentire le serate. È protagonista, ma non è una protagonista come tutte le altre storie, no? Io ho sempre sognato di le storie di cantanti come Laura Pausini, no? Che suonava con il padre nei locali, e quando guardavo la mia storia dicevo: ma cavolo, forse se avessi quello sarebbe diverso. Invece mi sono resa conto oggi che ho avuto una storia diversa, che però mi ha dato una marcia e un attaccamento a quello che è la mia professione poi da cantatrice, che fa la differenza, e lo fa per me la differenza per tutta la tigna che ho nel tempo, che ho avuto nel tempo di credere in quello che faccio e farlo completamente. Ci sta sotto ogni aspetto, assolutamente. A volte i genitori sono i pilastri, sia quando sono a favore che quando sono contro. Lo si capisce un po' più tardi, un po' dopo, sotto questo aspetto, però ci sta. Senti, invece, come lo vedi questo grande cambiamento musicale che stiamo vivendo? Cioè, le piattaforme, i 60 milioni di brani su uno smartphone. Oggi c'è un tanto caos, no? Sia da chi fa, anche non solo di chi fa musica, ma anche dal punto di vista dell'ascolto, no? Questo dito va sempre velocissimo, super skip velocissimo. Come lo vivi? Io tutto questo mondo dello streaming lo vivo sotto un altro punto di vista. Cioè, mi sono resa conto, e forse sarà una mia stima errata, che però c'è molto più rispondenza su live. Cioè, nel senso che è vero che non si comprano più dischi, è vero che avere 1000 canzoni nello smartphone ti porta una confusione, ti porta anche a non affezionarti a un cantante per cui ci compro quel disco, non compro quello dell'altro. Hai questa disponibilità grande, ma allo stesso tempo vedo però che, almeno spero, credo che poi ci sono sempre più stadi pieni, sempre più palazzetti pieni, quindi spero che tutto questo apra, sicuramente per il cantante è difficile affiliarsi a un pubblico, perché comunque puoi ascoltare tutti e nessuno, però credo che questo possa portare la persona ad avere
tutto quello che sente buono per la musica. Io non credo che ci sia competizione nella musica, è una cosa che mi dà, ne sono molto sicura, e mi dà, anzi, a volte un po' mi sconforta quando vedo che alcuni cantanti, no, combattono, come se la persona debba ascoltare me e non te. Cioè, questo streamare la musica a qualsiasi cantante ci porta un po' a dover pensare che la musica è di tutti ed è con tutti, cioè nel senso che io posso lavorare al mio progetto, posso collaborare con te, perché se una persona ascolta me non sta decidendo di non ascoltare te. Quindi sicuramente ha i suoi pro e i suoi contro, perché le piattaforme hanno delle regole molto difficili, hanno anche dei pagamenti molto difficili, perché poi anche questo, no? Chi vuole vivere di musica deve anche fare i conti con riuscire a sopravvivere, esatto, con quello che fa. Esattamente, esattamente, il portafoglio, esatto, quindi, chiama sempre, guarda, c'è poco da fare. È un discorso quello il mondo dell'antagonismo tra, tra cantanti, che vale lo stesso nel mondo degli editori dei, esatto, libri. Cioè, io te lo dico da scrittrice. Diciamo così, che nel mondo dell'arte c'è sempre stata questa grande diatriba tra, esatto, tra i protagonisti. Ti giuro, quello che tu hai appena detto dei cantanti, che alla fine il pubblico, lettori o ascoltatori, ascoltano tutto, leggono tutto, e invece si scatenano delle guerre. No, perché si ascoltano te e non leggono me, perché io, perché... Cioè, e questo porta, secondo me, gravi danni alla musica, alla letteratura, perché mostra forse il lato brutto. Sì, assolutamente, è vero. L'arte. Esatto, è il lato brutto, perché alla fine si dovrebbe essere sostenitori di tutti. È verissimo. Senti, noi invece ci prendiamo una pausa musicale, ci ascoltiamo Cinema, che è un tuo brano, e poi torniamo. Conto i miei errori sulle dita di una mano. Quante volte sono rimasta appesa a un filo. Ho imparato a vivere sbagliando e a sorridere ogni tanto. Ma tu sei il film che rivedrei. Ma tu cinema per gli occhi miei. In estate tutto sembra già cambiato, nei miei occhi il tuo viso è già nebbiato. Tra i tanti sospiri che io sento addosso, il tuo è il solo che riconosco. Ma tu sei il film che rivedrei. Ma tu cinema per gli occhi miei. Cinema d'estate, la nagamma dell'amore che va e viene.
E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV, Lunatica on the Radio, e come di consuetudine... Ma abbiamo proprio deciso di farlo sempre. Adesso sì, esattamente. Sempre. Salutiamo la nostra amica Giulia Massarelli e Lunatica Factory, ovviamente. Ciao per Giulia. Per il suo grande lavoro. Ciao Giulia. Ovviamente anche tutte le lunatiche che hanno fatto parte e che faranno parte della nostra trasmissione. Le passate e le future lunatiche. Le future lunatiche, esatto. Però in questo caso anche direi anche salutare qualche lunatico. Lunatico, esatto. Ci sarà sicuramente... Ci sarà qualcuno, ci sarà sicuramente, nel backstage, no? Assolutamente sì. Allora, abbiamo appena ascoltato Cinema, che è una canzone di Miriam. Parlaci un po' di questo brano, come arriva? Questo brano è un brano che ha una piccola storia che mi piace molto raccontare, che nasce da una mia passione per una serie TV che non nomino mai perché forse è imbarazzante, la mia passione per le serie TV, quelle più vecchie italiane. Però un giorno di qualche tempo fa, in realtà non troppo lontano, ascoltavo, cioè vedevo questa puntata di questa serie TV e una delle protagoniste dice al coprotagonista: lo sai qual è l'anagramma di amare? È marea. Perché come l'amore, la marea va e viene. Questa frase io non me la sono mai appuntata, solitamente quando mi piacciono le frasi io me le scrivo. Questa frase invece non me la sono mai scritta. E quando sono andata in studio per registrare il mio EP dopo la raccolta fondi, avevo un brano che non stava più addosso. Io lo sentivo mio ma non completamente. Quindi proprio in studio, tra un arrangiamento di un brano e i suoni di un altro, mi sono messa carta e penna e ho buttato giù qualcosa che potesse riprendere quel brano e ricucirlo addosso a me. E mentre scrivevo, questa frase mi è tornata in mente, che infatti è la mia parte preferita del pezzo, è lo special, che appunto dice: questa marea è l'anagramma dell'amore. E come nasce questo pezzo? Appunto, nasce in studio, in realtà. Nasce da da un pezzo che aveva una storia più lontana, più vecchia, e che in studio ha ritrovato la sua nascita. Quando poi, alla fine della produzione del disco, ho riascoltato le tracce, non era lui il singolo che doveva uscire. Solo che questo pezzo è quello che ha rappresentato tutto il nuovo percorso che ho messo su, che abbiamo messo in su con tutte le persone che mi seguono e che mi stanno aiutando e che mi spingono e che mi spronano a credere sempre in quello che sto facendo. E quindi ho detto, se... questo progetto segna un nuovo inizio, forse non deve uscire il singolo che tutti si aspettano, ma il singolo che è l'inizio, che rappresenta un inizio, che non ha paura di stravolgere un pezzo che tutti conoscono in studio per proporlo nuovo, che non ha paura di cambiare sonorità, che non ha paura di utilizzare suoni diversi. Insomma, è un po' il brano che rappresenta anche la rinascita di tutti i pezzi che poi saranno nelle EP che io ho suonato per anni in live e che oggi hanno un'altra veste. Certo, ovviamente, cioè, ogni brano secondo come me si dice vestiti a nuovo. Sì, poi ogni brano, esatto. Secondo me non sono né un cantante né un cantautore, però penso sempre che un brano ha un'evoluzione, no, nel corso, da quando si butta giù, sì, le prime strofe a quando poi arriva il finale, no? Cioè quello che dice ok, questo è il brano finito, cioè si evolve anche in base anche alla nostra esperienza, fosse, cioè, poi come se fosse un bambino, no? Sì, ci sta, che lo ci vedi sta. Nascere, crescere e poi divenire adulto, maturo per... È vero, è per vero. Essere poi, condiviso, che poi anche questa rappresenta un po' la mia crescita. Io ho sempre avuto il cruccio prima, cioè negli anni passati, che un pezzo doveva nascere e finire nel momento in cui lo scrivevo, quindi in quei pochi minuti in cui mi dedicavo a quel brano, perché poi sarebbe stato diverso, non sarebbe stato più lo stesso brano, non sarebbe stato più lo stesso mood. E invece proprio quel brano rappresenta anche questo mio superamento di questo mio limite. Ho preso un brano che esisteva già, gli ho dato una veste da una parte diversa, da un'altra tenendo quella veste, e anche questo mi piace, no? Mi rappresenta nel cambiamento, nella voglia di scoprire ancora. Oggi si sente musica che ha difficoltà anche un po' a cambiare se stessa. Non so se, vabbè, forse non so, è una parentesi che non c'entra molto, però non so se avete sentito il brano che è uscito di Elodie qualche giorno fa. Sì, sì, sì. Che ha una bellezza, perché? Perché lei riesce a fare ogni pezzo diverso, cioè ogni pezzo ha il coraggio di fare completamente diverso da quello di prima, che è un po' un controcorrente rispetto a tutta la musica che va adesso, no? Che sentiamo un po' tutto uguale. E mi piace questo, cioè questo coraggio anche nella musica di andare oltre se stessi. Ecco, io per fortuna ho avuto persone durante la produzione che andassero anche contro un po' il mio essere restia su alcuni cambiamenti, perché poi alla fine senti i brani e io ne sono pazza, innamorata dei miei brani dell'EP, e mi rendo conto che anche questo è stato frutto di un andare un po' contro la paura di sbagliare non facendo quello che a gente piaceva già.
che poi è i tempi moderni, cioè nel senso oggi la musica fa meno caso, anche l'ascoltatore probabilmente fa meno caso anche al genere musicale, cioè nel senso oggi si sperimenta molto, non che prima non si sperimentava, anzi c'è sempre, c'è sempre stata la musica sperimentale, insomma tutto questo aspetto, però ecco oggi vediamo anche negli stessi album dei big che magari ci stanno due brani rock per esempio e poi c'è un pezzo trap quasi o rap nello stesso album, quindi ci si fa meno caso al genere musicale. Una volta invece chi faceva rock faceva proprio esclusivamente quello, cioè non usciva da quei, esatto, da quei paletti da perché si identificava in quella, cioè ci fa anche strano anche a noi, no? Nel senso dovessi pensare, non so, ai Guns che fanno, non so, una canzone pop, non mi verrebbe, certo, da ipotizzarli oggi, probabilmente invece magari l'avrebbero fatto probabilmente. Vero, ci sta. Senti, invece sì, come uno non riuscirebbe a immaginare i Beatles che fanno rap. Beh sì, effettivamente. Assolutamente no, penso che... effettivamente, però ce lo vedrei, tipo Paul McCartney vestito tipo 50 Cent, certo? Sarebbe molto interessante. Sì, come no. Senti, invece la nuova rubrica del colore che abbiamo messo, esatto, quest'anno, e tu ci hai indicato un colore molto particolare, diciamo, molto solare, che è proprio il giallo. Ah sì, il giallo è il colore che penso che chiunque mi conosca mi associa, però anche perché io ne ho una passione, un amore smodato, nel senso ho tutto giallo, ho felpe gialle, zaini gialli e questa cosa in realtà non me la sono data da sola, cioè insomma il giallo è il mio colore preferito perché mi piace il giallo, però tutti dicono che il giallo si associa molto con me, a me come colore, perché si associa un po' al mio sorriso. Io faccio un piccolo aneddoto, mi sono laureata con un taglietto tutto giallo, ma un giallo non di quelli pastello, giallo canarino, un giallone, esatto, un giallo quello bello impotente, niente, Titti. Sei andata alla seduta di laurea come Titti, vestita, esatto, da Titti. Esatto, ero Titti praticamente. E il mio correlatore mi guarda e alla fine della laurea mi fa, e io ero sorridente, e mi fa: proprio questo giallo rappresenta tutto il percorso che hai fatto e che è finito con questo sorriso. Ed è un po' il colore che per me è esplosione di gioia. Mi piace il sole quando cala nel mare per andare via, ed è quel giallo che diventa rosso fuoco. Insomma, il giallo è per me un colore che è vita. E quindi non potevo non amarlo, penso. Ci sta, senti, ci sta. Dopo questi grandi sorrisi, arriva la domandaccia. La domanda difficile, quella difficilissima. Che di solito noi ci chiudono la chiamata e... esatto. Ma... complessa. Molto. Miriam, se dovesse fare il fit della vita adesso, con chi lo farebbe? Madonna, cioè la bacchetta magica è vivi, morti, scomparsi, miracolati, nascosti, senza voce. È una domanda veramente, veramente tosta. Ti rispondo di getto. Vai. Forse se ci pensassi non sarebbe questa la risposta. Oggi però ti direi Elisa. Beh, tanta roba. Bella scelta. Tanta roba. Guarda, direi Elisa, sì. Noi lo lanciamo il messaggio. Elisa, se ci sei, batti un colpo. Bellissimo sogno. Miriam ti sta aspettando. Detto con Elisa, vi chiamerò. Ti mandiamo. Vorrei vedere, no, vi chiamerò. Dovete venire qua tutte e due. Oh, che vi chiamerò. Ti mandiamo, Elisa, ti mandiamo Miriam direttamente a casa tua. Direttamente. Senti, invece, siamo alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata. Le ultime due domande di rito, ovviamente. E sappiamo, insomma, che nel cassetto già c'è accennato qualcosa. Però nel cassetto di ogni artista c'è sempre qualcosa in preparazione. Nel cassetto di Miriam, che cosa c'è? Nel cassetto di Miriam c'è un EP che uscirà molto presto e che è sicuramente il culmine di una follia, che io chiamo follia, bellissima, che però, come ho detto quando ho ringraziato per il singolo, non è un ringraziamento della fine di un viaggio ma dell'inizio di un viaggio bellissimo, quindi so che l'EP sarà un trampolino di lancio, ci sono un po' di programmi o di speranze, di sogni che sono contenute in queste EP e che si stanno muovendo, che spero possano portarmi a raccontarvele molto presto. E il sogno in realtà di Miriam e della cantautrice che è in me è quello di continuare a fare musica e di poter arrivare alle persone come la mia musica poi insomma ha come obiettivo. E il sogno più grande, al di là di ogni progetto, il progetto più grande, al di là di ogni progetto materiale, è quello di poter continuare a fare musica con la stessa naturalezza, con la stessa voglia e energia che sento di avere adesso, che tutto sembra andare nel verso giusto, no? Cioè, esatto. È giusto. E noi te lo auguriamo proprio con tutto il cuore. Senti, ma per poter arrivare ai nostri ascoltatori,
loro come arrivano a te? Sui social, non sotto casa, perché ovviamente non vogliamo gli indirizzi di casa. Assolutamente no. Però come arrivano? Come ti trovano? Su tutti i miei canali social mi trovano come Jesui Miriam. Spotify, Instagram, TikTok, perché ho lasciato un po' andare TikTok, ma adesso riprenderò anche i miei format su TikTok e anche YouTube. Molto presto arriveranno un sacco di novità, quindi vi invito a sintonizzarvi, a seguirmi, a mettere un segui ovunque, a streamare tantissimo i miei pezzi, e perché presto arriveranno grandi novità di cui voglio tenervi aggiornati. Senti, invece, prima di salutarti, una parolina su Fra Quintale e Gravità, l'ultima canzone che ascolteremo. Gravità è il pezzo che chi mi viene a sentire live sa ci sarà sempre. È un pezzo che dal primo giorno che ho iniziato a fare live mi ha sempre accompagnato. È un pezzo che sento mio, perché ormai è come se, non voglio toglierlo a Fra Quintale, è come se l'avessi, l'ho cantato così tante volte che è come se l'avessi scritto io. È un po' il mio compagno di viaggio e anche io mi sento un po' in gravità su questo percorso, sulle luci dei lampioni, su sempre in bilico. E quindi Fra Quintale è un po' il mio fratello che mi accompagna durante ogni live, sale sempre sul palco con me, con la mia chitarra, e quel pezzo rappresenta un po' il mio stare nella zona di sicurezza, in cui so che quel pezzo è un po' come se fosse anche mio ed è un po' come se fosse di tutto il pubblico che sa ci sarà e che non vedo l'ora di ascoltarlo. E questa cosa è bellissima, perché è come avere un migliore amico sempre sul palco. Vero, bellissimo. Eh sì, e decisamente quindi, sì. Ovviamente ringraziamo e salutiamo Miriam per averci fatto compagnia, e salutiamo anche ovviamente Giulia Massarelli. Esatto, un bacione a Giulia e un grosso in bocca al lupo a Miriam per tutto quello che riguarda sia la sua vita artistica che la sua vita privata. E direi a questo punto di ascoltarci Fra Gravità. Gravità arriva, e noi ci vediamo. In linea alla regia. Prossima puntata. Prossima. Grazie, Lunatica. Ciao. Ciao. Resta qui a vedermi dondolare come vecchie scarpe appese al sole. Resta qui a guardarmi camminare sopra i fili dell'alta tensione. Sai cosa c'è? Che restare coi piedi per terra qui è difficile, impossibile. Sai cosa c'è? Che oggi voglio soltanto restare fra le nuvole, fumare un po' d'erba con te nel posto più in alto che c'è. Come se non ci fosse gravità e guardassimo dall'alto la città. Sei con me sta qui a vedermi barcollare, a dimenticare anche il mio nome. Resta qui a guardarmi gravitare tra le luci del locale come una costellazione. Sai cosa c'è? Che stanotte anche reggersi in piedi qui è difficile, impossibile. Sai cosa c'è? Chiamo un taxi per recuperarmi fra le nuvole. Io casa non so più dov'è, sei il viaggio più lungo per me.